Ebbene sì, ragazzi, minacciato da chi mi aveva chiesto una mano, tutte le prove di quello che Dio, molti ragazzi della chat che sono esonerati hanno visto quello schifo in differita, quello schifo che ieri sera è andato su YouTube. Io, vabbè, poi dopo andiamo a quei quattro disagiati perché devo dire un paio di cose. Per me il calcio è questo, è anche questo. Curva sud e curva nord dell'Inter insieme per i City Angels. Bene, che hanno portato materiale e cibo ai più bisognosi. Per me il calcio è questo. Quindi, secondo quei quattro disagiati trogloditi che se ne fregano della situazione finanziaria dell'Inter, quindi che era riferito a me, se io vengo allo stadio, quindi i tifosi della curva nord dell'Inter, con fatica, perché me l'immagino, si uniscono a quelli del Milan per un'opera benefica spettacolare. E quindi, secondo voi, i tifosi del Dite, se io vengo lì con il cartello Zangout, mi picchierebbero, giusto? È questo quello che avete detto ieri sera. Ma lo sa la curva che voi dite queste puttanate, vero? Lo sanno i tifosi, i ragazzi che vanno in curva, cioè gente che fa questi gesti, secondo te, no? Che dona cibo ai più bisognosi, secondo te picchierebbe, secondo voi loro picchierebbero gente con il cartello Zangout, giusto? Allora, facciamo una cosa: Zhang non è il mio presidente, mai lo sarà e non lo è mai stato. Quindi ora vai anche a denunciarmi. Però digli a Zhang che prima di denunciare me o gli altri 10.000 di questo canale a cui non piace Zhang, digli che andasse a denunciare Sacchi che ha detto che rubiamo, che siamo dei ladri, commisso e tutti gli opinionisti TV. Incominciamo a denunciare quelli prima che dicono che noi siamo dei ladri, perché io che l'Inter è ladro, non l'ho mai detto, capito? A quel fuoriclasse lì. Quindi lui ha descritto una tifoseria che non esiste praticamente, perché secondo questi quattro decelebrati, se uno va a San Siro con il cartello Zangout viene picchiato e ti minacciano dicendo vieni allo stadio. Uno ha detto: ma dove erano ai tempi di Toir? Io ai tempi di Toir sono venuto allo stadio solo quattro volte, lo ammetto, ma ti dico anche che io il mio canale YouTube dell'Inter, nel mio piccolo, l'ho usato per far adottare cani e gatti e non per vendere le magliette false. A differenza di tanti altri a cui hanno chiuso il canale. Perché l'Inter, non Giuse 10, l'Inter a me è servita anche per far adottare animali, cani e gatti. Ci sono centinaia di persone che mi hanno scritto. Perché questo è un canale che ha 7 milioni di visual. Tantissime persone guardano questo canale. Non solo grazie a me, ovviamente. È ovvio, io ho dato solamente l'ultima spinta a persone che erano già predisposte ad allacciare un rapporto con un animale, erano già predisposte ad adottarlo. Non è che Giuseppe 10 dice: io non sono nessuno, vai ad adottare un cane, vanno ad adottare un cane. Ma altro che vendita di magliette false, questa per me, altro che i 50 euro guadagnati dalle donazioni, perché a differenza vostra, questo canale c'è anche le donazioni volontarie disattivate. Io non voglio nulla dai tifosi dell'Inter. Io non chiedo abbonati come voi. Io non chiedo donazioni. Siete voi che speculate sull'Inter, non io. Io faccio tutto a costo zero. Se YouTube mi paga i video, ma i video che mi paga YouTube non sono certo i soldi degli interisti. Perché gli interisti per guardare Giuse 10 e per iscriversi a questo canale spendono zero. Quindi voi pensate che io, da padre di famiglia, devo essere minacciato da quattro decelebrati che si nascondono dietro un tifo, secondo loro, che ti picchiano se ti vedono il cartello Zangout, ma però loro non vengono a farsi vedere di persona. E io, siccome sono per la pace, non c'è bisogno di vedersi allo stadio. Vediamoci da un'altra parte, perché magari poi può sfociare tutto in un bell'abbraccio e in una stretta di mano in un caffè. Non mi ha detto che vada a finire male. Io sono sempre stato molto pacifico. Allora mi chiami e ci incontriamo a mezza strada e mi dici tutto quello che mi hai detto. Perché fino a prova contraria, non sono io che vado nei canali che erano soci di truffatori, non sono io che vado nei canali dei finti manager. Siete voi che ci andate, non io. Non sono io che avevo un canale con un truffatore, è un'altra persona. Ed è dimostrabile che a me mi scrivevano giornalisti: scappa, via, occhio, attenzione.
È tutto qui. Queste sono cose poi dovete fare. Ma anche chi sembra per la pace e fa le battutine è il primo che minaccia poi dopo. Ma anche lui è il primo che minaccia, ma però si nasconde dietro lo stadio, ma di persona sicuramente quelle cose non te le direbbe mai. Io sono convinto di questo. Perché gli avranno detto minaccia Giuse 10 ieri sera, sicuramente al 100%, perché quello hai fatto poi anche te ieri. Ma questa cosa non finisce qui perché deve essere segnalata e deve essere gestita. Addirittura questi qui minacciano che chi non parla bene del loro presidente, perché Zhang è il loro presidente, non il mio, Zhang denuncia tutti quelli e su YouTube parlano male di lui. Questo ti fa capire a che livello sono, ti danno la patente di interismo. Mi ha scritto un ragazzo dalla Sicilia: Giuse, ma io vengo 2 volte all'anno allo stadio, sono 1.000 chilometri, per portare sulla famiglia mi costa 500 euro. Questi scemi dicono che chi non viene allo stadio non è interista, ma questi non sono i tifosi veri dell'Inter, sono loro i primi a non essere i veri tifosi dell'Inter, perché solo un decelebrato ti può dire te non ti fidi se non vieni allo stadio. I tifosi dell'Inter sono questi, curva nord, curva sud, che poi insieme a quelli del Milan che portano mangiare e roba alle persone bisognose. Questi sono i veri tifosi dell'Inter, non quei 4 scemi. Ciao.